Non mi ricordavo i rumori del vento così. Allora. Qui c'è una cosa che mi ha fatto spaventare un casino la prima volta. Beh, spaventare un casino è esagerato, ma tipo. Quando ho visto che la foto del padrone di casa non era davvero quello che doveva esserci qui, ho detto, oh shit. Non è il vero padrone di casa, è tutto un imbroglio. No, io pensavo quell'altra, quelle altre Ci due sta cose. fregando. Ok, questa è chiusa da chiave, forse. Forse. Non disturbare. C'è la torta qua. E non solo. Come siamo... Sì. Il frigo l'ho preso per caso la prima volta. Pensavo che fosse parte di tutto. Va bene. Invece non ti sei accorto che era, non era di carta. Da-na-ta-na. Ecco, i Boo, il nuovo design paper dei Boo mi piace. Un casino. Sembrano meno stupidi. La bocca è Wow. meno larga. Molto più fedele, sì. Goodbye. Adoro le magione nei Paper Mario. C'era una magione nel portale? C'era la casa di No, Spirou, ma... Ok. c'è solo il tempio dell'orrore. Se si può definire magione. Found you! Sì. Ok, spacchiamo un po' di bu. Sono il fantasma formaggino! Mi è venuta male. Vi siete persi la cattura del Boo, vabbè, non è la prima né l'ultima. Cioè, è la prima, ma non è l'ultima. Il livello della villa di Merluna è il migliore per te? Oh god. Ok, prendiamo anche il forno. Tutti gli elettrodomestici, why not? Mi Ok, chiedo ti ho prepararla, visto. pre mi chiedo prepararla in real life, una torta così, mi chiedo quanto ci vorrebbe. Così tante scarpe lucentiche. Vabbè, l'IKEA è famosa per i mobili più che per gli elettrodomestici. C'è già quello di fuori che infesta la vita del padrone di casa. Penso di sì. Comunque mi dispiace che non si stica stare, li affronti solo una volta e poi basta. Oh, gli ho spento il fuoco. Sorry. Era una necessità. Perché teniamo la capra? Per una cosa, a dire il vero, nel mondo 5. Potrei anche metterla nel museo. Magari la uso in battaglia in questo mondo. Tanto per... Perché è una capra! Già. Abbiamo discusso che non serve un motivo per tenere la capra. Ok. Ah già, la cassaforte. Io non ho avvertito nessuno che streamavo. Ah. È qua la scena. No, è dall'altro lato. Però posso uscire da qua. Ehi là! Sorci bianchi.
Non so perché questo livello è figo. Perché, boh, perché è una serie di enigmi. È un po' come, come la torre nella Fortezza delle Tenebre. È sì cercare i vari bu, ma... non lo so. Ogni bu è praticamente nascosto in modo figo. Secondo me. Che questa è la... la porta... che dovrei spostare, no? Perché ricordi i vecchi Paper Mario? Un pochino. Questo è così meta, il fatto che stacchi una parete con su un adesivo e no, poi lo rimetti. Non è quello qui uno dei miei adesivi. L'unico gioco in cui mi piace il salto tornado, turbine. Quel clè. Power bounce. Ma poi è così facile anche arrivare a 100. L'infinisalto. Come hai detto, poi letta la ricetta per farli, per farne gli infiniti senza comprarli. Cioè, senza andarli a trovare. Oh, io non la so, ma perché... Diciamo che bisogna si può ottenere dai blocchi quelli trasparenti. Ma te però le cominci, se cominci con il... com'era il multisalto, quello azzurro, iridato. Se diventa, diciamo, uno stivaletto con la, con la chiavetta dietro, allora sei a buon punto. Perché basta ripotenziare quello e diventa un infinisalto. Me. Io mi faccio bastare quelli che trovo. Ok, hey là. Annaffiatoio anche uno che mi scordo spesso perché così non ci faccio caso. Già, sembra fatto di carta. Dove porta questa porta? Ah. Io odio i versi dei Boo moderni, però. Preferivo quello classico. Che cos'era? Era una... non era tipo una risata di Boo di Bowser velocizzata? Sì, non erro. Ehi, non so farlo. Ma era meglio. Palla da biliardo, perché no? Sì. Strike! Cioè, ok, biliardo. Buca. Buca. Buca d'angolo. Ah, okay. Qui c'è un'altra scena. What? Mm? Mi ricordo, forse in un altro cestino che c'è un bu. Ok, qua che va la cassaforte. Plack. Oh, già che c'è quello gold. Ho mangiato troppe monete. Golden Boo. Non spoilerate la sorpresa migliore di questo posto, però. Ce ne sono due che mi piacciono. Perché il boss boo è prevedibile. Però... Pau. Cioè che dice boo. Non mi fa effetto il po'.
Ah, dovrebbe darmi ancora più oro. Da sono ste misere monete. Ok. Fatto questo. Ora posso avere l'altro infinisalto. Andy, non devi spoilerare che nel prossimo Star Wars Darth Vader cavalcherà Charizard. Jurassic World 2. Non so se salvare un buo. Vabbè, si alleano. Io avevo buone intenzioni, ma vabbè. Questo è il mondo di Mario, altrimenti ovunque. Se lo mettiamo così. Una bella lampadata. Facciamo martello, soffietto. Chissà perché sto nome, schiaffo. Magari in inglese è Slap Hammer. Sì, è Slap Hammer. Vabbè, lo preferì, ha più senso. Rullo di martello è un po' strano come nome. Yeah. Ok, qua, se non sbaglio, si trova il teletrasporto inaspettato. Sì. Ah, serve una porta addirittura, ok. Buona cosa che ce l'ho. Ne torno direttamente in città. Ari, se lo dici prima che lo faccio, non c'è sorpresa. Oh. Voilà. Oh shit, questa è la stanza di Mago Merlino. Allora, vediamo se mi ricordo come si fa. Ops, quello non è terreno. Sì, il tavolo, mi pare. Poi da qua faccio così. Eccoli. Guys, scendete. Ciao Drago. Ok, voglio fare Drago. Tris perché ho troppe balzofole. Hai controllato se hai sbloccato il coso dei 50 stris? Probabilmente l'ho fatto. Bam. Direi che li ho distrutti. Ok. Com'è che qual è il termine in inglese in a row? Il termine? Cioè, in inglese per sconfiggere tanti nemici in un turno, in a row. In a row? Sì. Ok. Ok. Non penso di aver spaventato nessuno, ma terribile. Per un essere di carta una sfilatrice. Un jumpscare circa. Anche se nessuno si è spaventato. Ok. Ups.
Ok. Ok. Da qua posso prendere la torta. Le foglie almeno posso venderle. Ok. Sotto uno di stirzervini non ce n'è uno? No, ok. Vediamo, porta di sinistra. Ah, questa è la stanza. Allora, uno è nell'orologio. Uno è il quadrante dell'orologio. Le sopracciglia come lancette. Aspetta, è questa la stanza dove accade il fatto quando apro... Quando apro la credenza qua da parte? Forse è meglio... lo faccio per ultimo. Non penso. Forse sì. Boh, è perché ne escono tanti, quindi... Oh! Ah. Qua posso mettere... La... Cosa... Il quadro del padrone... è qua che se ne trova uno. Appallottolato nel cestino. Non subito. Ah, è vero che... Povero Cristo. Oh, poveraccio. Eccomi. Diamine, poverino, talmente appallottolato che... Uno di vita. Il nemico più debole del gioco. Ok. Non dopo ricordo, c'è ma quello. Attacca? Non lo so, non l'ho mai lasciato attaccare. Ok, vieni fuori da lì, ti ho visto. Aspetta, forse devo coglierlo in fragrante. Ah, ti ho visto! Vieni fuori. In fragrante, quello, come un pezzo di pane. Almeno, mi ha fatto... Mi ha spaventato un pochino la prima volta. Gli hai fatto un piacere, probabilmente. Poi i Boo non possono morire. Li stiamo solo chiudendo in un libro perché altrimenti danno fastidio. Ok. Sigillando più o meno. Ok guys. Questo è come l'inizio del gioco. Dove si trova il Boo? Dov'è il Boo guys? Dove è? Qual è? Qual è il vero Boo? Per me è quello da sinistra. O magari è un plot twist. E Mario è il vero Boo. Destra? Sinistra? Ha! Sotto l'albero. Ah. Oh no, è questo! Ok, fa niente, sono nell'ultimo. Doesn't matter. Oh, adoro sta cosa. Ok, per un po' non faccio niente. I'm sorry. Oh my god. Tutti sulla pista da ballo. Le vostre mosse di John Travolta. Tiratele fuori. Anche
anche la pedana di battaglia è perfetta. Già, doveva illuminarsi, era ancora meglio. Ok, questo è l'altro momento che non ha senso. Insieme a quello di Struzzi. Perché alla gente non piace questo gioco? Boh. Sarebbe stato ancora più figo se Mario mentre aspetta danza. Questo redime completamente il gioco. Vabbè, non esageriamo. Vabbè, dobbiamo mettere fine a sta cosa, purtroppo. Non so neanche se riesco, aspetta. Sì, dovrei riuscirci. Olè. Ehi là. Ciao Zero. Come state? Io sto bene, tu? Sto bene, sto bene. Quindi ti è arrivato Sticker Star? Questo è... Ci stiamo giocando adesso. È arrivato Sticker Star? 4 anni fa, Zero. Ah sì? Holy shit. No vabbè, ti è arrivato con la splash. Cioè, lo sei andato a prendere. Sì. Vuoi ballare un po' a Zero? Siamo in streaming. Sì, okay. Da un'ora tipo. Mm-hmm. Okay. Non l'ho detto a nessuno, ma... Sapete qual è il vero crimine? È che... No, aspetta. No, c'è questo tema nella soundtrack, vero? O no? Sì. Sì, c'è. C'è uno dei temi di sto gioco che è fighissimo, ma non c'è nella soundtrack. Forse è tipo il tema completo del calamarcio che non c'è. No, infatti le musiche dei boss sono le uniche escluse. Offri un ballo a Zero. Non è proprio una musica... Non è dei miei anni. Ok, finiamo sta cosa. Però questa è la cosa più bella di tutto il gioco, secondo me. Chissà se tutti se la ricordano. Arrivo subito. Posso fare questo e questo. Ok. I love it. Peccato che la sfera discoteca non è un oggetto che puoi usare. Anche se è un oggetto reale. Love it. Mi ricordavo che era questo, ma... Questo è quello dove c'è la pila di Boo. Eccomi. Cioè... C'è di Boo. Questo è tremendo. Oh, lo provo il salto, ma tanto lo sbaglio perché faccio schifo. Come on, man. È abbastanza facile. Lo so, sì, è il gioco in cui è più facile, però sono ancora abituato. È anche il gioco in cui è limitato. Carisma. Da qui in poi no, sono poi in... come era, in Pepper Jam. Sarà riuscito. Ancora concentrato. Non lo sto ancora sbagliando. C'è quasi. Me lo sento. Cioè lo sento. Yeah! È facile, guys. No, non fatemi complimenti, è facile in sto gioco. Li ho contati tutti.
Beh, più pro di me sicuramente è Smash, questo non c'è dubbio. E vabbè. Vabbè, niente, ragazzi. Ho 15 anni di esperienza più di te. Ok. Cosa c'entra? C'entra. Mi sa che abbiamo finito. Penso che ho tutti i bu. Fammi salvare allora. Ma forse appunto è iridato, quindi vale parecchio. Io penso di avere tutti i bu. Però magari no. Ok. Mettiamo il libro del sigillo. Sono stati presi tutti? Sì. Yeah! Abbiamo salvato la magione. Non è ironia, Goliocchi. Più che altro non l'abbiamo ancora registrato. Ma ho praticamente vinto. Ah, praticamente vinto. Hai già editato lo scorso episodio? Non ancora. Per domani sarà pronto, non ti preoccupare. Adesso arrivano. Signore, scusi. Dobbiamo entrare in casa sua. Oh, non mi sono portato lo stereo. E vabbè. Ok. Bye, Kamek. Origami. Ok. Uso adesso la lampadina. O forse no. Nah, fuck it. No, non mi fido. Uso il la Balls of Lady Dad. Nah, dopo. Di sicuro non usare il blocco Paul. Quanti danni gli fa? È vero, il problema è che quando accende le luci lui sparisce. Ok. Quindi adesso in teoria uso l'aspirapolvere, spegne la luce, maybe. Io mi ricordavo il problema opposto, mi ricordavo che... Vabbè. Non ce li dava fastidio. Vediamo se funziona. Sì, funziona, voilà. Usa la capra, dico. 35 danni. Vedete che uso la capra? Ok, lo finisco con la capra allora. Che carina. Bella anche la musica. Bom. Tutto a posto. Ed ecco come battere un nemico alla Luigi's Mansion. Senza polter. Se mi fossi portato lo stereo gli avrei fatto 70 con l'aspirapolvere. Vabbè. Bene, ora mi sono liberato un po' di roba. Sono fatto un po' di spazio. Quindi la lampadina è useless. Vabbè, la userò contro qualcun altro. Sì, ah, adesso si è messo l'accappatoio, è vero. Guarda com'è chic questo Todd. Guarda, adesso è la magione di Play Todd. Mancano solo le funghette.
Esamina. Avete capito il riferimento? A cosa? Perché in Luigi's Mansion ci sono solo topi e fantasmi e basta. Cosa c'entra? Questa non è la magione di Luigi. È la magione di Todd. Todd May. Questa Todd è la casa dei Boo, dei Mario. E effettivamente ci sono solo topi e Boo per la maggior parte. Ok, ora posso finire. Sì, adesso ha perso la stella. Non leggo tutta quella roba con la voce di Angelo Pier. Oh man, il mondo 4 è così. Si sono accorti adesso che mancavano soldi al giocatore. Hanno detto perché no?